Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera parleremo un po' del futuro, delle sorti del commercio e dell'economia nel suo complesso in Toscana nei prossimi anni, perché questo tema sostanzialmente, questo macro tema ovviamente, è al centro anche della nuova dirigenza di Confesercenti Toscana, del nuovo assetto di Confesercenti Toscana presentato proprio questa mattina a Firenze al Teatro Niccolini, nella nuova assemblea elettiva che ha sancito intanto che il vertice è stato rinnovato, ovvero il presidente di Confesercenti di Toscana rimane Nico Gronchi. Noi oggi abbiamo qui però il direttore generale Massimo Biagioni, che saluto e ringrazio per la partecipazione. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, dicevamo anche prima dell'inizio della trasmissione che sono stati due mesi intensi, gli ultimi due mesi di preparazione anche poi all'evento finale che è stato quello di questa mattina, per stabilire una nuova forma, un nuovo assetto e una nuova immagine in qualche modo di Confesercenti, ma anche nuove linee guida per il futuro. Ce li può racchiudere? Insomma, non ci mettiamo due mesi, ma mettiamoci un paio di minuti. Sì, noi abbiamo fatto un lavoro intenso e molto partecipato e abbiamo scandagliato a fondo il territorio. Sono state svariate decine e decine di assemblee di categoria e nelle varie zone, nei comunali più grossi, perché avevamo bisogno in occasione di questa assemblea elettiva generale, che poi il 19 di giugno ci sarà quella nazionale, avevamo bisogno di ascoltare e avevamo bisogno di confrontarsi con il gruppo dirigente che stava emergendo. La prima novità importante, infatti, è che va a scadenza il regime dei due mandati, per cui con la tornata di quest'anno ci sono state, per esempio in Toscana, sei presidenti che sono cambiati e uno che da un'associazione provinciale è andato a fare il presidente di un'area più vasta comprendendo tre province. Quindi c'è stato un rinnovamento profondo, costante e importante, sono emerse molte figure, molte persone nuove e quindi avevamo bisogno di andare a fare un confronto anche localmente per capire perché non è un bel momento per la rappresentanza, non è un bel momento di un'associazione che sta nel mezzo della politica, sostanzialmente di politica si vive e delle decisioni della politica rischiamo di morire, inteso come categoria. Questo è molto importante, anche perché proprio questa mattina, nell'assemblea ci sono state diverse rappresentanze politiche, diverse istituzioni che hanno figure istituzionali che hanno voluto partecipare proprio su questo tema, anche si è parlato e tra poco lo sentiremo. Anzi, facciamo così, andiamo subito a sentirlo. È l'estratto di Matteo Biffoni, che in qualità di presidente dell'ANCI Toscana ha parlato proprio della questione, da una parte dei rapporti con la politica e dall'altra però anche della burocrazia, che forse è uno degli scogli più pesanti che rallenta anche poi le imprese e quindi in qualche modo l'economia. Sentiamo Biffoni. Sia centro storico con caratteristiche particolari, che sia periferia, e mi riferisco alle grandi città, che sia i piccoli centri, i borghi nelle aree più distanti, il tema del commercio è strettamente connesso alla qualità della vita delle città o dei luoghi di cui si sta parlando. Ecco perché ce lo siamo detti all'assemblea a Prato qualche settimana fa, il fronte è comune. Ora, ovviamente, ognuno di noi ha sensibilità, rappresentanze diverse, no? Noi abbiamo, il sindaco rappresenta quella platea complessiva degli fruitori di quel bene che è la comunità, che è la città. Però è ovvio che ci rendiamo conto, su questo credo non ci sia nessun tipo di discussione, forse è anche banale dirlo, però che il dialogo, il confronto, la capacità di provare ad arrivare a soluzioni condivise ci servono. Ci servono perché è bionivoco il rapporto. Faccio un esempio, lo citava il Presidente nella sua relazione, il sistema ovviamente della burocrazia complessivamente intesa. Io sono arrivato un qualche minuto in ritardo perché ero a un'iniziativa a Novoli organizzata da ANCI Toscana sul nuovo codice degli appalti. Dice, cosa vuol dire? Vuol dire le infrastrutture di cui si parlava funzionano meglio se ci sono appalti che funzionano meglio e che noi possiamo mettere in campo più rapidamente per dare risposta alle esigenze che i commercianti ci raccontano. Penso per esempio alle blocchi che ci sono durante i lavori nelle arterie più principali delle città.
Allora, il codice degli appalti in chiusura dell'intervento di Biffoni, dell'estratto di Biffoni, ma all'inizio anche il rapporto alla politica. Com'è stato questo rapporto negli ultimi anni e come dovrebbe cambiare per svilupparsi al meglio? Il rapporto con la politica spesso è stato un dialogo tra sorti, perché noi chiediamo da tanto, e sarà anche lo slogan e le parole d'ordine del prossimo mandato, chiediamo che venga concepita una politica adeguata, complessiva per il commercio e per il turismo, che sono due cose molto diverse. Soprattutto sul commercio, perché mentre sul turismo diciamo la politica dà tutto per scontato, tanto va, tanto con i numeri li fa, che è vero, ma è vero in parte, è vero perché purtroppo l'Italia gode di una situazione pacifica in un quadro di guerre, per cui evidentemente il turismo torna in Italia, e perché crea ricchezza per una costellazione di situazioni artistiche bellissime. Però non è detto che sempre sarà così, perché il trend di crescita, tra l'altro, del turismo nel mondo è più alto di quello in Italia. Rammentava stamani Gianni da uno studio dell'IRPET che ci sono in America e nel mondo 29 milioni di persone che vorrebbero venire in Toscana e riescono a venire in 7-8 perché non ci sono le condizioni, perché non ci sono i sistemi aeroportuali, che quella non è gente che morde e fugge, viene in aeroplano evidentemente, però il turismo è una cosa. Quello che manca in particolare è il commercio, perché è 10 anni che è in crisi, che non riusciamo a rimuovere niente, e lì andrebbe fatta una politica, i centri commerciali rinnovati, avere un'idea in un altro modo. La burocrazia è chiaro che è un tassello importante. Faccio un esempio: c'è un grande impegno in questi ultimi 2 anni da parte nostra, significativamente anche del Presidente, per quello che riguarda il CCN 2.0, la nuova versione dei centri commerciali naturali che si possono porre rispetto al mercato e ai consumatori in un modo diverso rispetto a prima, perché ormai ha fatto il suo tempo. A Londra, a Parigi, nella Francia ci sono dei sistemi e dei modi di aggredire questa cosa, ci sono delle proposte di town city manager o come si vuol chiamare, ce ne sono mille, dove si cerca di unire, di mettere insieme tutte le parti in gioco in questo centro storico, quello che in Inghilterra si fa in 17 giorni, a noi ci è voluto un anno. E forse non basta, perché ancora ci sono delle pastoie. Loro ragionano del grande Lione, della grande Nizza, della grande Londra. Noi si parla, con tutto il rispetto, di campi. Certo. Dove provare lì un progetto, a testare una situazione con il sindaco che spinge da matti, ci è voluto un anno. Quindi i tempi di risposta sono clamorosi, perché il commercio altrimenti muore. Muore nelle città, muore nei centri storici, muore nei medi paesi, e se noi non riusciamo a rivitalizzarlo, poi dopo complessivamente il cane si morde la coda, perché la gente non ci va, ci sono problemi di sicurezza, c'è un problema di tasse che non vengano più pagate, volendo, guardandolo dal punto di vista del comune, perché non c'è più l'attività, ci sono posti di lavoro che si perdono e via e via, e quindi c'è bisogno di fare un investimento straordinario sui centri storici. Forse bisognerebbe pensarci per tempo. Allora, facciamo così, perché del centro commerciale naturale, nel suo specifico, ne parleremo, e anche proprio nella questione di Campi Bisenzio. Prima però, visto che l'ha citato lei, Eugenio Giani, che ha fatto un intervento, insomma, ha messo in fila diversi punti, 3 per la precisione, tra questi anche proprio il tema che ricordava lei, quello delle infrastrutture in senso generale e dell'aeroporto in particolare, ma lui ci ha connesso anche la TAV. Ascoltiamolo allora e poi li commentiamo insieme. Spesso l'esercizio commerciale non ci si rende conto quanto valore abbia, non solo per il lavoro che offre, il presidio al territorio, ma per quello che è collegato alla nostra identità. Se milioni e milioni di persone arrivano in Toscana, è questo il valore, l'identità che noi dobbiamo conservare. Secondo elemento, basta con visioni controllistiche e di limite al flusso di persone che vengono in Toscana. Noi dobbiamo favorire il fatto che la gente venga, e per favorire che la gente venga noi dobbiamo riflettere sul fatto, ad esempio, che negli studi sugli aeroporti
IRPET, dati IRPET, si dica che in Toscana ci sarebbe una domanda potenziale di 29 milioni di persone che possono venire e andare attraverso l'aereo, e i nostri unici due aeroporti, Pisa e Firenze, offrono oggi possibilità di risposta a 7-8 milioni. Terzo elemento, è importantissimo che nell'immagine della nostra regione noi riusciamo a dare, diciamo, una promozione complessiva. Ecco, questo senso culturale dell'identità della regione, del brand Toscana, che ci viene detto fra le regioni italiane, Toscana e Sicilia sono quelle che più vengono conosciute come regione, ecco, questo è un profilo che sta alla base del valore che come Consiglio regionale stiamo facendo con tante manifestazioni per dare il senso non solo dell'identità dei singoli comuni, ma del brand Toscana conosciuto e famoso nel mondo. Allora, questo è Eugenio Giani che ha messo sul campo tre questioni. Vorrei insomma visualizzare un attimo con lei velocemente, passarle in rassegna una per una. La prima, quella dice Giani sostanzialmente, attenzione anche ai negozi, alle botteghe, anche storie, anche quelle più piccole, sostanzialmente anche il piccolo commerciante, perché poi lì dentro sta l'identità nostra, quella più vera, quella più storia, la tradizione. Come si fa a preservarli in un tempo in cui sostanzialmente i grandi magazzini, ma non solo i grandi magazzini, in generale l'attitudine al commercio anche della clientela è più faticosa nel centro storico, si fa più fatica, si vuole lasciare la macchina davanti al posto dove si fa gli acquisti, eccetera, eccetera, ma anche insomma poi a livello cittadino devono essere gestite le cose in un certo modo, no? Certo, se noi facciamo una politica, abbiamo visto da tanti anni e da tante esperienze che non è vero sempre che vogliono arrivare con la macchina davanti alla bottega, anche, però non sempre. L'idea è questa, prendiamo una città importante dal punto di vista turistico, anche minore, San Gimignano, Pienza per esempio, noi sappiamo nel mondo che il brand Toscana è fatto di tante cose, saper vivere, la qualità della vita, il gusto, la moda, la bellezza, eccetera, eccetera. All'interno di questo, nel saper vivere, ci sono i borghi, c'è il paese, c'è quello che vende il formaggio, quello eccetera, eccetera. Allora, se noi uccidiamo questo e mandiamo tutta la gente negli outlet o nei grandi magazzini artificiali sulle grandi arterie, va a detrimento di quel modello. Se dall'America vogliono venire qui e per esempio prendi il fenomeno delle residenze turistiche, perché vogliono venire qui? Perché magari a Firenze, stando una settimana in un appartamento, hanno la percezione di vivere la città, di essere non solo un albergo, ma essere un fiorentino tra i fiorentini. Ora, naturalmente noi abbiamo questa distorsione che ci sta naturalmente, che pensiamo a Firenze, che è ripetibile però nel mondo. Allora noi cerchiamo di pensare ad altro, a Pienza piuttosto che a San Gimignano, piuttosto che ai centri minori che vivono in una certa dimensione. L'idea della bottega, del commercio, dell'artigianato di qualità, della manifattura è fondamentale. Una volta che lo snaturiamo, poi va a detrimento di questo modello. Come facciamo? Facciamo unendo le possibilità che ci sono nel consumo rispetto alle scelte. Per esempio, noi dobbiamo assolutamente sconfiggere l'idea che ci debba essere o che ci possa essere una crescita esponenziale all'infinito della grande distribuzione, perché è una follia. Ora lo stiamo già vivendo, una nuova distribuzione di grande dimensione che apre provoca la chiusura o il danno di altra grande distribuzione, perché ormai il livello del commercio avvicinato è così, a un livello basso, per cui si fanno concorrenza tra soli. E qua, essendo i consumi bloccati, non è che io vado a due volte a fare la spesa, uno da una parte e uno dall'altra. Certo. Il monte, come dire, spese è quello, se lo adopri da una parte, allora è evidente che se te dreni e porti via il commercio e il consumo, poi c'è un riverbero sulla residenza. Il turista magari compra le mutande da 100 euro, il residente no, certo. Ha bisogno anche di una cosa. Quando hai portato via tutti i negozi perché non riescono a sopportare il peso o di un certo tipo di consumo, oppure anche di affitto, perché la speculazione è pazzesca. Soprattutto nelle grandi città. Soprattutto Firenze. Nelle grandi città. E allora cosa regge? Mangiare. E fai un mangimificio. Firenze, il sindaco di Firenze, Nardella, alla
l'assemblea elettiva di Confesercenti Firenze 15 giorni fa ha fatto un esempio: in un chilometro quadro del centro di Firenze ci stanno 217 posti dove si mangia. Una follia. È una follia, perché in questa maniera e te la puoi permettere, forse, non si sa per quanto, a Firenze. Perché ci sono milioni di visitatori l'anno. E da lì infatti anche il blocco alle nuove aperture per 3 anni, nuove aperture di centri, certo, di alimentari o negozi di questo tipo. Senta, c'era un'altra questione che diceva Gianni, poi magari su questo ci torneremo, sulla questione di Firenze in particolare, che era il secondo punto, quello delle infrastrutture e il turismo. Lui infrastrutture cita l'aeroporto, poi non c'era nell'estratto, perché sennò era troppo lungo, ma citava anche la TAV di Firenze come una cosa da sbloccare e da portare assolutamente a Firenze, che altrimenti verrebbe bypassata. Quanto pesano anche le grandi infrastrutture sul piccolo commerciante, che sembrano due cose completamente distanti, è così? No, assolutamente, le grandi infrastrutture favoriscono il commercio, favoriscono lo scambio, favoriscono la mobilità. È chiaro, se io devo andare in un paese lontano, che è anche di pregio, ma mi ci vuole un tempo assurdo, anche rispetto a quello che i tour operator oppure anche i viaggi organizzati si danno, è evidente che se c'è una rete e soprattutto il treno, perché in Toscana, diciamo la verità, a parte della tratta Pisa-Firenze, non è possibile viaggiare in treno con la rete che c'è attualmente in Toscana, non dico solo la Faentina, dico tutta. Certo. Ci sono dei tempi assurdi, per andare a Grosseto ci vuole 3 ore. Allora, modernizzando questo sistema di trasporti, dove ci stanno le grandi arterie, perché ha ragione Gianni, ci sono già 30 treni che fanno Milano-Roma, e te, certo, non puoi pensare all'infinito che ci possa essere Firenze-Santa Maria Novella come una stazione di testa dove perdi un quarto d'ora. Si dice, ma che cos'è un quarto d'ora? Un quarto d'ora è che ti tagliano fuori, perché poi c'è la guerra aereo-treno, che il treno può comodamente vincere, e è un risparmio a tutti i punti di vista, ecologico, di carburante, di qualità della vita, perché una cosa è andare in treno con tutto, e il resto non è solo il volo, vai all'aeroporto, devi parcheggiare, poi ti portano ad un altro aeroporto, ci vuole una specie di trasferimento in città. Invece generalmente il treno collega il centro di una città, certo, rispetto al centro di un'altra città, quindi bisogna favorirla. Questo vuol dire per esempio mettere mano alla vergogna della litorale nel Grossetano, perché non è pensabile un'autostrada che parte da Gibilterra e arriva si ferma a Rosignano per, certo, poi riprendere dopo. E anche lì bisogna fare una cosa fatta bene, ma bisogna farla. Non è possibile comitati, controcomitati, che tutti riescano a bloccare mentre il paese va avanti. E noi, è vero che si cresce il turismo, però bisognerebbe sempre avere presente in un quadretto quanto cresce il turismo della Germania, per esempio, che è la Germania, con tutti i rispetti, che si sta passando avanti, perché l'organizzazione e la capacità di far muovere le persone ha un trend più importante rispetto al nostro. Senta, in un minuto mi dice anche il terzo punto, in parte abbiamo già risposto sul primo, per questo insomma anche un po' in meno tempo, il brand Toscana nel suo insieme, perché insomma il turista a volte non viene solo a cercare San Gimignano, Pienza, magari fa una mappa dei posti che potrebbe visitare. Come si fa a promuoverla tutta insieme la Toscana? Si fa facendo una politica attenta e cercando di coinvolgere gli attori in campo. Noi abbiamo visto per esempio un po' di tempo fa con Piero e la Francesca Arezzo, dove fece boom, e poi gratamente la linea ha cominciato a degradare fino ad arrivare ai risultati precedenti. Ora che da qualche tempo c'è un assessore che sta cercando di invertire la rotta inverte. Ma non è solo devi portarli, deve coccolarli. Se poi la rete del commercio, la rete del turismo è tutto chiuso, non c'è una bottega, non c'è un servizio, non c'è nulla, è evidente poi che i turisti tornano alle mete consolidate, tornano a Firenze, tornano a Pisa, tornano a Siena, tornano a Montecatini, dove sanno quello che trovano. Quindi bisogna riuscire, insieme alla regione, che ci sta anche investendo, non molto, perché secondo loro i soldi nel turismo
e sono, come dire, in più, perché tanto il turismo viene, però invece si potrebbero andare a scoprire, altrimenti è inutile dire che ora si ferma, si chiude Firenze. Diceva il presidente nostro degli albergatori qualche anno fa, ci fosse il divieto di turismo, a Firenze farebbero il turismo di contrabbando, perché non è pensabile che tu possa chiudere. Certo. Allora, cosa fai per evitare? Cerca di portare la gente altrove. Certo. Il ragionamento qualche volta si fa a Piombino, dice Piombino va tutta all'Elba. Cosa fa il territorio del piombinese nel suo insieme per trattenere 4 ore, 6 ore, 8 ore, un giorno e mezzo il turista in terraferma rispetto all'isola? Niente. Il tema è lì, insomma. Allora, ci fermiamo per questi 5 minuti per guardare il telegiornale, al cui interno insomma c'è anche poi il servizio completo su quella che è stata l'assemblea di stamani, anche con le parole di Nico Gron, che tra l'altro commenteremo insomma quando rientriamo, poi subito dopo il telegiornale, insieme a Massimo Biagioni. Restate con noi. Ma tornati in studio, allora stiamo parlando del futuro sostanzialmente del commercio e dell'economia anche in Toscana, perché Confesercenti ha delle linee guida piuttosto chiare, insomma, che sono quelle che riguardano il futuro. Ovviamente parlando della Toscana non si può prescindere di parlare di turismo, lo abbiamo fatto anche nella prima parte con Massimo Biagioni, che è direttore di Confesercenti Toscana qui con noi, però di turismo ha parlato anche l'assessore regionale competente questa mattina, ovvero Stefano Ciuoffo, anche perché è stato varato da poco un testo unico sostanzialmente che anche qui va o dovrebbe andare in certe direzioni. Ascoltiamolo. Il confronto di questi anni ci ha portato a un avanzamento, che non è una legge di manutenzione del turismo, è ben altro. Probabilmente se Nico cerca solo il dettaglio di ciò che gli interessa, perde la visione d'insieme e ci attribuisce, come dire, un lavoro di manutenzione quando è in realtà un lavoro di vera e propria progettazione. E questo è il lavoro che ha fatto la Giunta e che ha fatto il Consiglio e che avete fatto voi tutti insieme. È un lavoro di confronto e di metodo, se possibile, che abbiamo insieme ricostruito. Ci consente di verificare la verità, la profondità delle nostre visioni, ci consente di fare meno errori e, se possibile, ci consentirà di anticipare problematiche che sono evidenti su tutto il territorio nazionale, ma che forse in Toscana sono esplose con criticità maggiore e prima che in altri territori. Allora, intanto vorrei capire se Biagioni insomma capisce un po' le sono queste criticità di cui parla Ciuoffo, ma poi anche capire una cosa, perché la Toscana è inutile negare che va a due velocità anche per quanto riguarda non solo il turismo come numeri, ma anche come promozione del turismo, cioè chi sa promuovere meglio e chi sa promuovere peggio. Anche questa è una chiave, cioè quella di riuscire a promuoverla tutte insieme o almeno con lo stesso metodo, con lo stesso brand, in qualche modo, come diceva Gianni prima. Certo, noi... Viene mette la costa, no? Ad esempio, è molto reperita negli ultimi anni. Si va a macchia di leopardo, perché la regione fa un'opera minima di sostegno perché i soldi vanno in altra direzione, non ci sono più finanziamenti e diciamo spendere soldi nel turismo è un lusso a fronte dei cassi integrati, piuttosto che è una visione folle, una visione miope, perché se te potenzi il turismo crei posti di lavoro stabili e importanti, potresti anche metterla come elemento di sviluppo all'interno del turismo. E va a doppia velocità perché ci sono chi sa fare, chi sta più nel campo da tanti anni, e ci sono le eccellenze. Piaccia o non piaccia, Firenze è un'eccellenza che si promuove da sé. San Gimignano è una eccellenza che si promuove da sé, e così ce ne sono altre. La cosa più importante che però viene fuori è che esiste un binomio Firenze-Toscana che è irripetibile nel mondo, non solo per la qualità, ma perché si autoalimentano. E chi guarda questi fenomeni, la Toscana riesce a arricchire Firenze e viceversa. Questo non è, per esempio, per la Catalogna,
Con Barcellona. Questo non è in Italia per il Lazio con Roma, non è per il Veneto. Quindi noi dobbiamo partire intanto da promuoverla insieme, perché è fortissimo, e poi intorno riuscire a costellare delle cose. La costa va anche in quel caso, come dire, bisogna intervenire in maniera organica e rimuovendo i problemi dove ci sono. E lì ci sono delle eccellenze, magari Forte delle Armi sì e Marina di Grosseto e Marina di Massa no, per fare un esempio. Certo, perché? Certo. Perché magari, ora dico una cosa a caso, lì c'è stato un problema sugli arenili, non c'è più la sabbia. E quindi è evidente che bisogna fare un processo. Poi la Maremma magari, allora perché non prendere i punti d'eccellenza cercando di promuovere l'entroterra con quanto annesso, agriturismo, eccetera, eccetera, e andare verso tutto il litorale. Se però tutti i soldi noi si indirizzano sulle situazioni di crisi, che capisco perfettamente, perché Livorno e Piombino sono due porti, però non è puntare tutto lì è forse di lunga prospettiva, dice. Mentre quelle iniziative che fai sul turismo sono monetizzabili entro poco tempo, perché non teniamo conto che anche il livornese è un gettito non indifferente, penso tutta la zona di Cecina e giù, certo. Per esempio, hanno un numero di posti letto nei campeggi che è elevatissimo, e volere o non volere, per esempio, noi siamo a 40 milioni di ospiti ufficiali, il che significa anche raddoppiarli, anche da questo punto di vista combattere l'abusivismo. La legge regionale, per esempio, secondo noi non fa abbastanza, perché, ma non perché mette i divieti, perché con più, cioè, sembra che rispetto all'albergo venga, che è il centro del turismo, che fa turismo stabile, nascano una serie di offerte micro che tendono a drenare. Allora, anche la questione delle case in affitto va normata, altrimenti diventa una concorrenza sleale. Una casa, facciamo un esempio sempre per stare a Firenze che conosciamo meglio, ma e via Calzaioli, un appartamento di pregio, non fa concorrenza al bed and breakfast o alla pensioncina, va a impattare direttamente anche sulla rete alberghiera di un certo tipo, perché stai in centro a Firenze, vivi quel tipo di realtà. E quindi non, lasciare a che ci sia delle cose volontarie o quasi, sono limiti. Poi è chiaro che non si può fare, ci vorrebbe allora milioni di carabinieri che a tutte le strutture, certo, vanno a vedere. Ci vuole, diciamo, un quadro almeno regionale, dice lei. Senta, volevo chiederle una cosa, no, perché ora una domanda, ma bisogna mi rispondere rapidissimo, perché insomma lo so che lo conosce bene la questione del Mugello, no? Parlando delle due velocità per quanto riguarda il turismo, insomma viene a pensare che è un fenomeno che si verifica anche ad esempio in Mugello, che ha molto vicino Firenze, ma non riesce forse a trarre quella forza, quell'impatto turistico che ha la città, come magari riescono altre zone, come il Chianti o altre situazioni dove si spostano più facilmente. Perché? Perché noi intanto non facciamo squadra. Se c'è un comitato o un progetto di valorizzazione, dopo Pone nasce un altro. Questi sono tutti tentativi di fare promozione per il presidente di turno e non per la promozione della zona. Non facciamo squadra. La seconda è che non abbiamo un'idea da promuovere. Se qualcuno si immagina di poter puntare su un affresco di scuola giottesca, noi non andiamo a nessuna parte. Perché Firenze di scuole giottesche ce n'ha quante? Migliaia e migliaia. Allora, qual è il profilo che andiamo a puntare sul Mugello? Quello sportivo? Però non dobbiamo rammaricarsi se c'è un po' di rumore all'autodromo nel momento in cui c'è una gara di tipo mondiale. Puntiamo lì, oppure l'ambientale, oppure cerchiamo di fare un mix. Ci dovrebbe essere. Lago di Bilancino è emblematico. Per esempio, cioè, ci sono una serie, lo sport, c'era il motocross una volta, forse c'è ancora, cioè, lo sport per esempio qui dentro c'è una vocazione. Mettiamo gli attori tutti insieme, ci si mette lì, facciamo un comitato solo, si scioglie tutto e si comincia a puntare. Certo, e da questo punto di vista le forze politiche non ci sono più, quindi non aiutano, ci dovrebbero essere le istituzioni che pensano a domani e non soltanto a tra 24 ore quello che succede, cosa mi dà più smalto, quello che posso essere più. Cioè,
si guardano troppo addosso. Insomma, certo, no, pensando più al suo pezzettino, io mi è toccato, ho dovuto insomma, per lavoro fare un confronto sul Val d'Arno, cioè lì pensare cioè, San Giovanni. Cioè, ma te puoi ragionare di San Giovanni così non parla di noi nella prospettiva turistica? Dovresti fare intanto San Giovanni, Valdarno Aretino, Valdarno Fiorentino e collegarlo a Firenze, certo, che attrae 10 milioni di turisti ufficiali. Certo, quindi certo, forse sono anche 20, allora da 20 milioni forse qualcosa ti può rimanere, però dobbiamo essere noi in grado di spingere, ad avere un obiettivo chiaro, di sapere chi è che guida la Danze e dietro avere una squadra che lavora all'unisono, se no non riusciamo a fare... Senta, so che è un tema a cui tiene particolarmente, però parlando del turismo c'è anche connesso, ed è inevitabile che sia così, insomma l'Italia ha guadagnato in turismo anche proprio per quanto riguarda il discorso della sicurezza, all'incontrario, visto che non abbiamo avuto fortunatamente insomma, attentati terroristici come altri paesi, quindi insomma, si è guardato anche a questo, ma la sicurezza poi in realtà riguarda anche il singolo commerciante, la singola persona che poi si trova a gestire un negozio e che quindi può essere oggetto o vittima insomma, di malavita in qualche modo. Che cosa si può fare in questo senso? La sicurezza è un tasto che anche questo noi stiamo spingendo molto, anche nella relazione stamani del Presidente faceva il punto su quello fatto e su quello da fare, è un punto fondamentale, noi le città devono essere sicure, quando si va a fare la spesa, quando si va in centro, quando si fa una passeggiata, noi dobbiamo avere un clima positivo e bisogna stare tranquilli, altrimenti non si percepisce la cosa che stai facendo. La questione dei commercianti ancora di più, perché sono sottoposti spesso a azioni criminose, anche qui bisogna riuscire a fare un piano da un certo punto di vista e bisogna rivitalizzare il paese. Quando ci sono tutte le luci accese, quando il centro è vivibile, quando le insegne sono aperte fino a tardi, quando c'è circolazione, la criminalità va indietro, quando cominciano le zone d'ombra, quando non c'è più attività, dopo la gente diventano dormitori, lì diventano i problemi. Poi facciamo come ci tocca fare, per esempio in un progetto sperimentale finanziato dalla regione, noi lo abbiamo in particolare su Livorno, c'è una zona, la zona Garibaldi, che è molto bella peraltro, che però gradatamente si è spopolata, le imprese sono andate via perché tutte le sere c'è una rissa tra extracomunitari, ma non è quello il problema, potrebbe essere comunitari, non cambia nulla, dove ci sono le bottigliate, dove sono ubriachi, dove c'è la prostituzione, dove c'è lo spaccio. Allora lì è necessario arrivare a queste esasperazioni per poter dire allora facciamo un progetto, spendiamo 50, 100, 200 mila euro, no, dobbiamo farlo prima, dobbiamo coinvolgere le istituzioni e dobbiamo riuscire a vivere e a coinvolgere chi ci lavora. Prima di andare via ci deve essere non solo il commerciante, ma ci deve essere magari il comune, ci dovrebbe essere gli uffici, ci dovrebbero essere i proprietari dei fondi, i proprietari delle case perché poi ci vivono, cioè tutti insieme cercare di capire quale sono le telecamere, sono le iniziative all'aria aperta, sono... Vediamo, perché non credo ci sia una ricetta, sennò sarebbe facile, di volta a volta. La sicurezza, però magari tante piccole cose, insomma. Esatto, la sicurezza è una cosa fondamentale per rifar prendere ai centri storici e anche in periferia. Tra l'altro, insomma, è un tema che poi ogni città diciamo, ha le sue zone rischiose, pericolose. Insomma, a Firenze spesso abbiamo parlato della zona di Via Palazzuola, ad esempio, ma anche di San Lorenzo. Ce ne sono effettivamente. Senta, siamo quasi in chiusura, però volevo fare una domanda molto specifica che riguarda Firenze, perché si è discusso moltissimo in questi giorni sul tema della ZTL, notturna, sostanzialmente una volontà da parte dell'amministrazione di una chiusura molto drastica anche rispetto agli anni passati, su cui c'è stata un po' un'elevata discussione un po' da tutti. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione è che dobbiamo riuscire a far convivere le esigenze delle imprese e le esigenze dei cittadini. Non c'è dubbio che i cittadini non possono essere maramaldeggiati dalla cosiddetta movida. Io non credo però, e noi non crediamo, che le persone vanno a mangiare nei ristoranti poi si mettano tutti a ubriacarsi oppure a fare casino fino a tardi. E quindi ci sarà un problema di prezzo.
prevenzione, c'è un problema di controllo del territorio, ci sarà un problema di venirsi incontro, perché non puoi per anni aver alimentato la possibilità di aprire attività e poi improvvisamente gli metti una serie di blocchi per cui gli impedisci di fatto. Questo è il frutto della liberalizzazione selvaggia che ha preso le mosse con Bersani e che si è esplosa con Monti, per cui non c'è più programmazione, non c'è più un equilibrio nella crescita. Non è questione di voler regolamentare tutto, ma c'è bisogno di un equilibrio. Se lasci mano libera a tutti, poi viene la legge del più forte, la legge del Far West, e anche lì è chiaro che se poi, come è successo, un problema simile ci fu anni fa sulla sala a Pistoia, e anche lì c'è un concentrato importantissimo di imprese, e la gente non dorme. Per cui evidentemente bisogna, perché poi i centri storici sono solo dei contraddittorio che rischiano, come dire, lo spopolamento, perché la gente che non ci vive, che non è, che c'è la zona blu fissa, che non ha difficoltà a viverlo, è evidente poi cercano di uscire. Cioè, bisogna trovare l'equilibrio, dice lei. Sì, perché se il residente è fondamentale, perché ti porta di servizio una serie di attività che lui ha bisogno di mangiare, di comprare il pane, ha bisogno di mangiare, ha bisogno di comprare anche abbigliamento che non sia una grande firma, ha bisogno del barbiere, negozio di vicinato, insomma. Ha bisogno di tanti servizi che diversamente altrimenti trovano un altro posto, e te, se vanno via, non ce l'hai più, fai il mangificio e si aumenta sempre di più il contrasto, perché poi se tutti vanno lì a mangiare e a bere, poi cresce la percentuale, anche dal punto di vista assoluto, no? Non in percentuale, dai numeri di quelli che creano delle difficoltà. Eh sì, rischia il cosiddetto, insomma, effetto Venezia, come viene spesso chiamato. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, c'era un'ultima questione, ma non ce la facciamo a trattarla, che era quella dell'innovazione, ma se ne è parlato molto anche stamani, facciamo così, la prossima volta che verrà Massimo Biagioni parleremo anche di innovazione, perché anche su questa è una sfida che le imprese toscane, le aziende toscane dovranno affrontare, certo. Molto importante. Per ora lo ringrazio, grazie mille per essere stato con noi, grazie a tutti anche per averci seguito da casa. Telegram termina qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti.